Un minuto con Padre Pio da questo luogo stupendo di San Giovanni Rotondo, la Via Crucis monumentale del Messina. Qui oggi per leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrisse a Papa Paolo VI. È una lettera importante anche perché la scrisse al termine della sua vita terrena. Una lettera che ha la data del 12 settembre del 1968. Cosa era successo e che cosa spinse Padre Pio a scrivere questa lettera? Beh, il 25 luglio del 1968 era stata promulgata la celebre enciclica Umane Vitae, che suscitò tanto scalpore anche negli ambienti cattolici, e così venne anche ad accrescere il dolore del Santo Padre, che era già molto provato per tanti altri avvenimenti in quei momenti difficili post-conciliari. Quindi Padre Pio, anche a nome di tutti coloro che si sentivano, ecco, un po' legati al Papa, figli spirituali, gruppi di preghiera, benefattori delle opere sociali, caritative, insomma, intendeva alleviare con queste parole, con questa lettera, le sofferenze del Papa, proprio con la sua preghiera. E così scrive: «Approfitto, Santità, del vostro incontro con i padri capitolari per unirmi spiritualmente ai miei confratelli ed umiliare ai vostri piedi il mio affettuoso ossequio. Tutta la mia devozione verso la vostra angusta persona, nell'atto di fede, amore, obbedienza alla dignità di colui che rappresentate sulla terra. L'ordine dei Cappuccini è stato sempre in prima linea nell'amore, fedeltà, obbedienza e devozione alla sede apostolica. Prego il Signore che tale rimanga, continui nella sua tradizione e serietà, povertà evangelica, osservanza fedele della regola e delle costituzioni». Poi ancora Padre Pio continua e scrive: «So che il vostro cuore soffre molto in questi giorni per le sorti della Chiesa, per la pace del mondo, per le tante necessità dei popoli, ma soprattutto per la mancanza di obbedienza di alcuni, persino cattolici, all'alto insegnamento che voi, assistito dallo Spirito Santo e nel nome di Dio, ci date. Vi offro la mia preghiera, vi offro la mia sofferenza quotidiana», scrive Padre Pio al Papa, «quale piccolo ma sincero pensiero dell'ultimo dei vostri figli, affinché il Signore vi conforti con la sua grazia per continuare il diritto e faticoso cammino nella difesa dell'eterna verità, che mai si cambia col mutar dei tempi». E Padre Pio lo fa anche a nome dei suoi gruppi di preghiera: «Vi ringrazio per la parola chiara, decisa che avete detto, anche a nome dei miei figli spirituali e dei gruppi di preghiera, specie nell'ultima enciclica, Umane Vitae, e riaffermo la mia fede, la mia incondizionata obbedienza alle vostre illuminate direttive».